Oggi partecipo a gare a livello regionale e nazionale con ottimi risultati, avendo sempre dei risultati ottimi, addirittura sempre classificandomi terzo in tutte e due le prove di qualificazione nazionale. Sono le parole degli atleti Martorana e Campione a dare la visione di quanto sia determinante praticare una disciplina sportiva durante il convegno sugli sport paralimpici che ha avuto luogo lo scorso sabato al Teatro Margherita di Caltanissetta. È fondamentale sia per me ma come per tutti i disabili e per il territorio che nella pratica paralimpica trovano una risorsa all'occhiello nel comune di Caltanissetta e nel territorio del Nisseno, così come per qualsiasi atleta paralimpico è importante per la sua autonomia fisica, psicologica e internazionale e interrelazionale per la vita. L'evento, organizzato e condotto dal presidente Rotary Francesco Daina e Angelo Pio Cammelleri, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, CIP Regione Sicilia, il ROGA e l'assessorato allo sport del comune di Caltanissetta. Devo dire che è un evento di altissima qualità, visto gli interventi che sono stati già in questo momento stanno già dando i relatori. Questo fa sì che la città possa comunque avere nel futuro una prevalenza di sport paralimpici ancora più importante. Partire dallo studio delle criticità per approdare a strategie di sviluppo dello sport paralimpico in città. Proprio gli atleti hanno chiesto inoltre il supporto per l'acquisto di una pedana da 5.000 euro per gli schermitori e un macchinario per le visite mediche per le prove da sforzo cui si devono sottoporre ciclicamente con un costo di 40 euro. Sono praticamente presenti i più alti rappresentanti dello sport paralimpico e stanno dando tutti il contributo per capire qual è lo stato dell'arte, chiamiamolo la situazione attuale, da dove veniamo e soprattutto cosa si può fare perché la maggior parte della gente, dei ragazzi soprattutto, possano praticare lo sport paralimpico che è il motivo di rinascita, di riscatto. Presenti numerose personalità del mondo sportivo, il pubblico, come molti giovani studenti del liceo scientifico Volta presenti all'evento, hanno potuto apprezzare nel foyer del teatro l'allestimento della mostra itinerante di Marco Mantovani, fotografo ufficiale della Nazionale Paraatletica.